Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Innanzitutto vi volevo ringraziare per l'ultimo video perché è andato davvero bene. Vi chiedo solo un piccolo sforzo con le iscrizioni, quindi se non sei già iscriviti qua sotto. E niente, siccome l'ultimo format vi è piaciuto tanto, questa sera andremo a provare il primo hamburger di Torino secondo TripAdvisor. Partiamo dal menù. I panini hanno la caratteristica di avere il nome delle rock band più famose. Allora, per me, visto che il più venduto di sempre è il Black Sabbath, così c'è scritto. Vuoi fare il menù? Sì. Ok. Qua Coca Zero. Il Black Sabbath cosa preferisci come salsa? Barbecue. Ok, e invece? Per me è Metallica. Io ho preso un Black Sabbath che è il più venduto. Una bomba da 200 grammi di vitella piemontese con cuore fondente di cheddar, cheese a volte cotta nel bacon. Pomodoro e lattuga racchiudono il capolavoro che ha scritto la storia di Rock Burger. Invece mio fratello ha preso un Metallica perché va la cipolla caramellata, quindi sarà una bomba. Poi ci ha lasciato un sondaggio e un gratta e vinci digitale. Chissà che sia la volta buona. Guardate che bella la presentazione delle patatine servite dentro un teschio. Sarà umano? Classiche chips cotte alla perfezione, buonissime. E ora aspettiamo i panini. Questo succede quando non usate il filo interdentale, come raccomandano tutti i dentisti. Mannaggia a voi. Sì, grazie. È arrivato il mio panino, naturalmente è una bomba, come i Metallica d'altronde. Allora, dentro abbiamo 200 grammi di carne piemontese, fontina proprio a pioggia, cipolla caramellata che è uno dei miei ingredienti preferiti, pomodori e salsa barbecue per condire tutto. Non vedo l'ora di mangiarlo. È un bel morso. Questo bisogna proprio mangiarlo aggressivo. Siamo solo il primo morso, ma già mi ha detto tutto. È favoloso. La carne è buona, la salsa barbecue ci sta molto bene. Il pomodoro gli dà quell'umidità in più e soprattutto la cipolla gli dà quella nota dolce che serve al panino per dargli quella spintarella in più. E la fontina spaziale proprio ti fa piangere dalla sua bontà. Invece è il mio turno. Facciamo un bel focus. Un bel morso. La carne è molto buona, molto delicata, il cheddar si sente che non è quello preso al supermercato ma è di qualità superiore. Il bacon l'avrei gradito leggermente forse più croccante ma comunque buono. La lattuga non è invadente, anche perché io di solito nei panini la scarto sempre, ma qua giusto una fogliolina per dare un po' di freschezza. Il pomodoro, beh, ci sta, normale. Anche la salsa barbecue si sposa davvero bene. Sì, si sposa, lo dirò sempre. L'unica cosa, se devo essere sincero, è il pane. Non che questo non sia buono, ma non so, avrei gradito qualcosa di un po' diverso, però comunque non male. Vorrei bere, ma ho le mani tutte zozze. Un po' difficile da mangiare. Panino terminato, ho avuto qualche difficoltà a mangiarlo perché era veramente carichissimo. Niente, ora prenderemo un dolcino. Chiamandosi Rock Burger, l'aspetto del locale è sicuramente roccheggiante. Il locale infatti è tappezzato da poster delle band e delle rockstar più famose. E la musica di sottofondo che sta accompagnando la nostra cena rispecchia ovviamente il locale. Sono focus, bella, bella raga. È arrivato il momento dei dolci, molto bello come ce li ha presentati, portandoceli in un vassoio al tavolo. Poi noi abbiamo fatto la nostra scelta, la mia è ricaduta sul tiramisù, mi piace molto, poi lo trovo un po' più leggero rispetto magari a una torta o qualcosa di pesante. Tu invece, Gabri, cosa hai preso? Io ho preso un dolce un po' diverso dal solito, a me piace comunque sperimentare sempre qualcosa di nuovo.
Ho preso una mousse alla castagna condita con caramello salato sotto, del cioccolato fondente e della meringa. Vedo l'ora di assaggiarlo. Vai, bel assaggio. Allora, sicuramente sarà da mischiare più insieme per sentire tutti i sapori, però iniziamo dall'alto. Meringa e cioccolato. Un'esplosione di zucchero, però come inizio non è male. Il sapore delle castagne nella mousse non è troppo invasivo, è piacevole. Il caramello salato prevale eccessivamente sugli altri sapori, quindi direi che è già riuscito. Ok, tocca a me. Io ho preso il tiramisù perché, come ho detto prima, mi piace tanto. Andiamo all'assaggio. Molto buono, bello strizzato il caffè come piace a me. Mi sembra ci sia il savoiardo, però ne avrei gradito un po' di più. Mentre c'è un po' troppo mascarpone forse, però dai, molto buono. Tiramisù terminato, ora mi tocca pagare. Toilet test. Ovviamente il bagno è piccolino come il resto del locale. Anche qui richiama molto il mondo del rock. Ok, scusa, cercherò di fare centro. Grazie a te. E come sempre, io pago. Giusto che anche lui indossi una mascherina. E niente ragazzi, cena terminata. Abbiamo speso circa una quarantina di euro. Che vabbè dai, per un menù con un panino comunque così ci può stare. Partiamo dal personale, le ragazze erano molto cordiali, ci hanno spiegato tutto per filo e per segno, ambiente caratteristico, bella l'atmosfera, molto bello l'impiattamento dei panini, infatti vengono serviti su un piatto che ricorda molto un vinile, se non proprio un vinile, e anche le patatine dentro il teschio molto scenografiche. Il panino molto buono, però per essere alla prima posizione di TripAdvisor ci voleva una spinta in più. E niente ragazzi, il video termina qui, spero vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!